Carlo, top scorer della gara, vinta dalla tua Catani Fruits contro Delfinia. Hai fatto 5 gol, una serata di grazia per te, cosa ti senti di dire? E da stasera incomincia il mio, come devo dire, a 38 anni, giocare con questi ragazzi 20-21 mi sento ancora alla loro altezza. Sì, infatti fino a questo momento ho visto tutte le partite, non hai mai sfigurato, si vede che sei un giocatore di categoria, che puoi giocare anche con i ragazzi più giovani di te. 5 gol non sono sicuramente pochi, dove può arrivare la tua squadra? Io dico sempre al primo posto. Stasera non avevate il portiere? Noi avevamo 4 giocatori. Quindi avete vinto anche in netta inferiorità rispetto al posto. Complimenti per la vittoria. La dedico a mio figlio Giuseppe. Grazie, ogni volta che ci vediamo Antonello raccontiamo di una sconfitta. Questa sera all'ennesima per voi, ma tu indefesso vieni sempre con il tuo sorriso e non lesini mai l'intervista posta là. Questo ti fa onore. Credo che stasera abbiamo giocato con una squadra molto molto organizzata, una squadra che sta insieme da anni. Ci abbiamo tentato, eravamo senza il portiere titolare, si è visto. La sconfitta c'è tutta, come ci sta tutto l'impegno per cercare di fare i primi punti in campionato. Hai rivoluzionato la squadra, stasera abbiamo visto molti volti nuovi, questa è la squadra definitiva o ci saranno nuovi innesti, altri calciatori, qualcuno andrà via, qualcuno arriverà, un portiere, perché ne hai bisogno in maniera veramente acclarata e la palissiana, hai bisogno di un estremo difensore, perché perdonami, tu non sei all'altezza. Questo credo che sia un complimento a me, appunto. Va premiata la buona volontà. Assolutamente sì. C'è il portiere titolare che stasera per impegni non è potuto venire, ma credo che comunque con il portiere titolare e questi nuovi ragazzi qualche soddisfazione si può raggiungere in questo campionato. Antonello, ti ringraziamo soprattutto per i toni sempre pacati e sereni che dimostri ogni fine partita. Raccontiamo sempre di una sconfitta. Speriamo nelle prossime settimane di poter raccontare finalmente una vittoria per schiodare lo zero dalla casella punti. Vabbè, chiudiamo così, dobbiamo qualche frase del Vangelo, poggiamo sempre l'altra guancia. Grazie ad Antonello Meola della Delfina.